Buongiorno a tutti e benvenuti su Multicanal. Come sappiamo, il nostro sistema solare ha la nostra Terra, che è abitato ovviamente da noi. E il punto è che però oggi vi farò mostrare 5 pianeti dove un giorno potremmo vivere. Ecco qua, iniziamo da Proxima Centauri B. Proxima Centauri è la stella più vicina a noi e ha un pianeta tutto suo, Proxima Centauri B. Proxima Centauri B si trova nella zona abitabile, cioè nella zona dove ci può essere vita. La sua temperatura superficiale non è molto diversa da quella terrestre e ciò la rende potenzialmente abitabile, ma non proprio. Prima di tutto, la stella che la fornisce la luce e calore dà moltissime radiazioni in più, però alcuni sostengono che l'atmosfera impedisca a quei raggi violenti di uccidere i viventi sul pianeta, però probabilmente non è così, quindi e non solo, un'altra cosa: mostra sempre un lato rivolto verso il sole mentre l'altro è sempre nell'oscurità. Quindi dovremmo vivere in mezzo. Ecco qua. Siamo con la stella Kepler 62 e Kepler 62F. Stavolta non è solo uno, ma due pianeti potenzialmente abitabili. Il primo è a vasti oceani con poche isole. Mentre c'è Kepler 62 e mentre Kepler 62F è 100% ricoperto d'acqua con zero isole. Il punto è che questi due pianeti, visto che sono in una zona abitabile, sono potenzialmente abitabili. Quindi andiamo ai prossimi, che ce ne mancano solo due. Oggi farò un bonus. Infatti dovevo dirvi solo due pianeti potenzialmente abitabili, ma adesso ve ne dirò tre. Prima di tutto, TRAPPIST-1E. TRAPPIST-1E è potenzialmente abitabile, il pianeta più colonizzabile, cioè più simile alla Terra e più vicino possibile. Ok, è diventato un swamp planet, comunque non è questo il punto. Il punto è che è potenzialmente abitabile e mostra la stessa faccia al Sole. È come un po'... diciamo, non so, Proxima Centauri B. Solo che non ci sono radiazioni. L'altro è TRAPPIST-1E, il più potenzialmente abitabile. Si trova nella zona abitabile anche esso, ma non ha avuto vita perché, insomma, visto che non sono riuscito a... Questo doveva essere TRAPPIST-1F, che era potenzialmente abitabile nella zona abitabile, ma non ci sono proprio riuscito coi piani. Comunque il punto è che questo è il sistema solare TRAPPIST-1, diciamo che è il sistema solare più famoso, e adesso ve ne faccio vedere uno meglio. Ecco qua, TRAPPIST-1 è così famoso che è stato messo anche in questo gioco. TRAPPIST-1 infatti è il pianeta più potenzialmente abitabile mai scoperto finora. Oh, ma perché io t'ho messo?
Andiamo. Ok, va bene. Allora, Trappistuno A si chiama stella. Trappistuno H, che è freddo. Trappistuno G. Comunque Trappistuno H e Trappistuno G sono stesso potenzialmente abitabili, ma non penso che ci potreste vivere. Infatti là fa freddissimo. Questo è Trappistuno F, dovrebbe essere più caldo. Questo è Trappistuno E, un po' più caldo almeno. Questo è Trappistuno D, quello di cui avevo detto prima. Trappistuno C, che è troppo caldo per avere la vita. Prima si pensava che tutti e sette fossero nella zona abitabile, ma poi si scoprì che non era così. E avevano sbagliato di grosso. Allora, ecco, questo è Trappistuno D, che mostra sempre un lato verso la sua stella. Dopo c'è Trappistuno E, che doveva essere più caldo. Doveva essere più caldo. Comunque Trappistuno D, Trappistuno E, Trappistuno F sono pianeti potenzialmente abitabili. So che qua Trappistuno F e Trappistuno E sono troppo freddi, ma nella realtà è ben diversa la cosa. Comunque, questi tre pianeti rappresentano l'alta probabilità di vita. Infatti, solo che la possibilità che nessuno di questi pianeti abbia della vita, già questa è una probabilità bassa. E insomma, scoperta di Trappistuno è incredibile. Spero che il video vi sia piaciuto e lasciate un like. E se volete sapere alcune domande sull'astronomia, basta che le scriviate sui commenti. A dopo!